ragazzi, io vi giuro, è tardissimo, però chi se ne frega, io voglio, prima di andare a dormire, raccontarvi questa ricetta che io posso definire definitiva grazie a tantissimi consigli che spesso e volentieri non vengono dati, forse perché non si conoscono, forse perché non si vuole neanche dare. Questa cosa mi dà i nervi, perché state parlando tra il resto con uno a cui i macaron non sono qua, cioè non sono mai venuti da 5 anni a quasi questa parte. Vi giuro, ci ho messo un sacco a fare questo video, ragazzi, perché da 3 giorni che ci sono dietro, ma grazie al sostegno di gente che non conoscevo, che ho conosciuto poi su Instagram, che conosco già su Instagram e che ho ancora più conosciuto, diciamo, grazie a questo episodio, e che conosco nella vita reale, vi posso garantire la riuscita, ve lo giuro. In questo video sono particolarmente emozionato, veramente mi partono i brividi giù per la schiena. Vi racconto la ricetta base, in più vi do anche 3 opzioni di farcitura: caramello salato, buono; lampone, buono; pistacchio, buono; credits, perché ovviamente questa ricetta non è mia, nel senso ho scopiazzato da qualcuno per quanto riguarda il rapporto tra gli ingredienti. E da chi l'avrò presa, se non dal top della pâtisserie online, almeno in Italia? Lou Cake, che poi tra il resto lui lo conosco molto bene. Ciao Lou, se guardi questo video. Comunque vabbè, insomma, ho fatto una piccola modifica semplicemente per ottenere 2 teglie perfette, nel senso 2 teglie e basta, e non 2 teglie e mezzo, perché nel mio caso quantomeno è scomodo, e quindi ho diminuito di poco, insomma, gli ingredienti, mantenendo comunque lo stesso rapporto. Ovviamente però ci sono poi dentro in questa ricetta anche altre persone che grazie ai loro consigli mi hanno dato questa possibilità veramente di battezzare questa ricetta come ricetta definitiva. Intanto diciamo una cosa: uova a temperatura ambiente, e vi dico già che se gli albumi invecchiati non è vero niente, cioè sfatiamo questa cosa, l'albume invecchiato non serve, che siano albumi però ovviamente senza tracce di tuorlo, perché altrimenti il tuorlo cosa che fa, essendo un grasso, impedisce all'albume di montare bene. E poi deve essere a temperatura ambiente, soprattutto nel caso dell'albume che va a montare poi dopo. Già detto la prima cosa importante. Seconda cosa importante: farina di mandorle e zucchero a velo devono essere comprati, perché voi a casa, a prescindere se avete anche il Bimby, per dirvi che è super power, no? Non riuscirete ad avere quella farina di mandorle che si compra bella fine polverosa. Potreste avere o una farina di mandorle un po' grossolana, oppure addirittura una pasta in cui l'olio è fuoriuscito, e questo non va bene. Stessa cosa per lo zucchero a velo. Per favore, fate questo piccolo investimento. Dobbiamo miscelarli in una ciotola, non serve setacciarli. Dovete però prendere una frusta e cominciare ad amalgamare molto bene assieme questi due ingredienti. Meglio non usare la spatola, perché non amalgamereste così bene. Poi albume: serviranno 2 parti di albume da 45 grammi l'una. La prima parte la versiamo direttamente nell'impasto, appunto, di farina e zucchero a velo, e qua già si potrebbe cominciare a colorare. Se voi non volete usare i coloranti, non usateli. Potreste anche usare i coloranti naturali, tipo la curcuma, se volete dare il colore giallo al vostro macaron, altrimenti usate dei coloranti alimentari in gel oppure in polvere, perché quelli liquidi non vanno bene, perché altererebbero poi la consistenza. Mescolate già qua in partenza, poi regolatevi dopo. Insomma, i coloranti potreste anche aggiungerli alla fine. L'importante è che voi vi sappiate regolare con le quantità. Insomma, dipende se preferite un colore più vivo, come in realtà piace a me, oppure un colore un pochino meno, più color pastello, delicato, magari anche per la primavera. Non tenete da parte. Aspettate che guardo se ho tutto perfetto. Arriviamo alla parte della montatura, del montaggio. Forse avete la planetaria, avete la possibilità di abbassare un pochino la frusta e che tocchi il più possibile la base della ciotola, senza però ovviamente che si vada a rovinare, che vada a toccarla eccessivamente. Fate questa cosa, perché la frusta, veramente, se avete la planetaria, altrimenti con lo sbattitore non importa, perché ovviamente potete sbattere in fondo senza problemi, ma con la planetaria dovete assicurarvi che la frusta arrivi bene in fondo alla ciotola, per montare meglio l'albume in primis, visto che non è così tanto, ma anche per, come dire, prendere lo sciroppo che andrete a versare piano piano, insomma, nella ciotola in un modo ottimale. Acqua e zucchero in un pentolino. Quando notiamo le prime bolle, possiamo cominciare a montare gli albumi, ovviamente in una ciotola ben pulita. Man mano che l'albume monta, lo sciroppo comincerà a salire di temperatura. Quindi termometro, misuriamo la temperatura senza toccare ovviamente il fondo della padella, perché altrimenti sarebbe troppo caldo e vi
frega. Ma mentre magari smuovete un pochino il pentolino, toccate con la punta del termometro lo sciroppo e quando arriva a 118 gradi basta muoversi e si comincia a versare. Non versatelo né troppo lentamente nella ciotola né troppo velocemente. Se avete il frullatore, insomma lo sbattitore elettrico, dovete continuare a montare. Versate lo sciroppo senza che le fruste però tocchino lo sciroppo, altrimenti si spara tutto in giro sulla ciotola e in realtà di sciroppo nella ciotola con gli albumi ne è andato poco. Andiamo avanti a montare, andiamo avanti fino a quando la meringa, toccandola col dito, dovete toccare proprio la meringa e non la ciotola perché quella vi frega, deve risultare fredda o quantomeno un pochino tiepidina, ma meglio se fredda, si deve raffreddare e sarà pronta quando voi con la frusta noterete quel famoso becco d'oca. Quindi prendiamo la nostra meringa montata e la dobbiamo amalgamare per in tre step. Primo step, possiamo essere abbastanza energici, vai così, sì, dobbiamo ammorbidirla proprio questa pastella. Secondo step un po' più delicati, terzo step ancora più delicati. Amalgamiamo dal basso verso alto. Ma poi cosa succede? Bisogna smontarla quasi questo composto. Dobbiamo frizionarlo, no? Con la tecnica appunto del macaronage. Quindi mescolando un pochino, no? Il vostro composto, perché questo determinerà anche la superficie liscia dei vostri macaron. Quando notate che l'impasto cade dalla vostra spatola in un modo abbastanza fluido ma setoso quasi, no? Vedete che i video sono comodi perché potete vedere tutte le consistenze. Credo che sia abbastanza chiaro, no? Come deve scendere questa meringue. Bene, l'impasto è fatto. Se avete i tappetini da macaron va benissimo, altrimenti teglia da forno imburrata, carta forno stesa in modo perfetto, bella tirata, che così almeno i macaron, no? Se avete delle pieghine, non saranno belli rotondi, si smusseranno un po' a causa delle malformazioni che ha la carta forno, no? Sai, si piegano un po' così. Bella tesa, mi raccomando. Impasto nella sac à poche, cominciate a formare i macaron. Fidatevi che all'inizio vi sembreranno piccoli, dovete contare circa 3 secondi se avete fatto un taglio come il mio, no? Tipo, resistete all'idea di aggiungere altro impasto perché poi vedrete che col tempo tenderà un pochino a dilatarsi. Voi andate avanti, insomma, fino a terminare l'impasto, ovviamente non devono essere troppo ravvicinati perché altrimenti ciao. E adesso siamo arrivati a una fase che, se prima le altre fasi determinavano di un filo la riuscita o anche di un po', qua veramente den botto. E questo me lo dice Jack Cuore di Frolla, perché l'umidità, anche un po' Bertoluzza, ma lui verrà anche dopo. E sapete che ci sono tante persone, questi qua sono dei profili che veramente mi hanno dato tanti tanti consigli. Jack Cuore di Frolla dice: Davide, sappi che i macaron sarebbe meglio farli quando le giornate sono soleggiate, belle asciutte, perché ragazzi non credete troppo a quei profili in cui viene scritto tempo di riposo, tac, c'è un tempo, c'è una tempistica, dipende dall'umidità. Io che abito in Trentino, il clima è abbastanza secco, però è anche abbastanza freddo, quindi sicuramente non è che sia molto un mio amico il macaron, vuole essere un po' un mio nemico, capito? E forse anche per questo che da 5 anni a questa parte non mi venivano. Se siete magari in Sicilia, cari miei, siete fortunati, magari il tempo di riposo può variare dai 10 minuti fino al massimo 20. Nel mio caso ci vogliono, in giornate piovose come queste, anzi nevose, addirittura un'ora e mezza. Non guardate l'orologio, dovete toccare con il vostro dito la superficie dei macaron. È simile a una pelle, ma non deve essere una pelle sottile, nel senso che quando poggiate il dito vi sembra già di sentire l'umido e tende quasi ad attaccarsi, ve lo portate dietro il macaron. Deve essere una pelle abbastanza spessa, dovete quasi, come dire, deve sembrare veramente un guanto, deve esserci sopra un guanto di lattice sottile, ok, però comunque consistente, che difende il macaron dagli attacchi esterni, perché altrimenti vi si forma quella maledetta crepa che ve li rende tutti malformati. Quando riuscite addirittura ad accarezzarli vuol dire veramente che siete arrivati al punto giusto. La pelle impedirà ovviamente che il macaron si rompa, perché c'è la pelle resistente, e allora siccome il macaron deve crescere, come fa a crescere? Cresce
da sotto e quindi la spaccatura si forma alla base e non sopra. Un'altra cosa che mi è capitata: non è detto che la prima teglia che avete fatto sia anche la prima teglia che deve andare in forno. Mi è capitato più volte in queste prove che ho fatto che la seconda teglia era la prima che doveva andare in forno. 150 gradi, modalità statica, ripiano centrale del forno, fate un'infornata alla volta, dai 15 ai 18 minuti. Io addirittura, siccome il mio forno non è molto pompato, non va del brutto, mi spingo fino a 19 per avere una consistenza perfetta, asciutta esternamente, croccante. Quando lo poggiate su un piano deve sentirsi questo rumore. Quindi li sfornate e non li toccate per un'ora. Quando saranno completamente freddi, sollevate la carta forno e cominciate ovviamente a staccarli. Se fate fatica a staccarli, vuol dire che il macaron doveva cuocere magari un minutino di più. Aiutatevi con una spatola. Questo qua è un macaron perfetto, me l'ha detto Bertoluzza, un mio ex compagno di classe, un grande, un boss. Perché mi trema la mano dall'emozione, io non so. Forse perché sarò anche un po' stufo, probabile. Vedete che qua non c'è una sporgenza, che la superficie è bella liscia e sotto ruvido come deve essere. Questo qua invece, adesso che vi faccio vedere un altro esempio, non è perfettissimo, perché vedete che qua invece c'è un po' di sporgenza. Allora voi dite chi se ne frega, pure io lo dico, però se siete invece pignoli, voi limate il vostro macaron in modo tale che assuma la caratteristica che dovrebbe avere, quindi proprio avere non una sporgenza ma proprio la lisciaggine. I macaron, sul consiglio di Bertoluzza, possono essere anche congelati quando volete servirli. Li togliete dal congelatore 2-3 minuti prima, poi li farcite e li gustate. In questo modo i macaron non perderanno la loro fragranza, la loro croccantezza esterna, e sembrerà, cioè, veramente di averli fatti un paio d'ore prima. Si devono sciogliere in bocca molto facilmente. Il sapore ovviamente è quello della mandorla, si percepisce non troppo, però un po' sì, buoni. Ora veniamo alle tre farciture, farò in fretta perché qua sono stato veramente lungo, ma ripeto, volevo essere super dettagliato. Prima farcitura, caramello salato. Acqua e zucchero in una pentola, portiamo sul fuoco, fiamma media, e facciamo caramellare. Nel frattempo dobbiamo cominciare a scaldare la panna, che non deve proprio arrivare al bollore. Teniamola bella calda comunque. Io ho sempre problemi con il caramello, però sono problemi risolvibili. Quando io lo formo, spesso volentieri, e non mescolo mai, dopo un po' noto che la superficie risulta opaca, quindi a me sorge proprio spontaneo, no, cominciare a mescolare, anche se dicono che non dovresti farlo, però vedo che la situazione è messa un po' male, comincio a mescolare e alla fine, mescolando il caramello, piano piano migliora. Prima in realtà si formano dei grumi, dei granuli di zucchero, poi però rompendoli un po' e proseguendo comunque la cottura, vedo che questi granuli si sciolgono e si forma proprio il caramello. Quindi questa tecnica non sarà perfetta, non sarà proprio probabilmente approvata dai pasticceri, però insomma dai, cerchiamo di risolverla in qualche modo. Quando il caramello è pronto dalla colorazione, versiamo la panna calda all'interno, cominciamo a frustare, vedete che il volume aumenta molto, è per questo che abbiamo usato, mi raccomando, la pentola deve essere un po' alta. Aggiungiamo il burro a pezzi, spegniamo la fiamma e aggiungiamo lo zucchero, il sale, un cucchiaino raso se volete sentire questa nota un po' sapida che è molto piacevole. Io addirittura ne ho messo ancora un po' perché assaggiandolo sentivo che mancava ancora quel pizzico di sale, quindi l'ho aggiunto quando ho versato il caramello nella teglia, in una pirofila insomma. Copriamo con pellicola, lasciamo riposare in frigo per almeno 5 ore, ma sarebbe meglio se fate questa salsa addirittura la sera prima. Piccola parentesi, spero che mi si veda bene, è notte, gli altri dormono, quindi parlo piano, sto editando il video, quindi occhialonzoli e camicia molto sbarazzina. Volevo ringraziare la Fra di Affari di Cucina che mi ha dato quest'idea del caramello salato, quindi la menziono, grazie Fra, sei una grande, e andiamo avanti. Per quella i lamponi in realtà è molto semplice, dovete prendere dei lamponi freschi o surgelati, farli saltare un pochino in padella 5 minuti fino a quando risultano molto spappolati, li mettete in un setaccio e con un cucchiaio li setacciate, la polpa la mettete in una padella, ci aggiungete la panna fresca e il cioccolato bianco, fiamma bassissima veramente, mescolate, quando il tutto è sciolto versatelo in una pirofila, anche qua pellicola e frigo per almeno anche qua 4-5 ore. Ultimo ripieno,
freno al pistacchio in cui ho avuto dei problemi, ma anche qua per fortuna problemi risolvibili. Io sono partito così, sbagliando, ma poi appunto aggiustando poi le cose. Quindi io mi sento veramente di darvi come consiglio questa farcitura, anche se in realtà in partenza è partita con uno sbaglio, perché è veramente buona. Poi quando la mangiate è piuttosto corposa e molto pistacchiosa, quindi adoro. Io praticamente qua ho sostituito la purea di lamponi con la crema spalmabile al pistacchio, la panna e la crema di pistacchi nella pentola assieme al cioccolato bianco, facendo sciogliere il tutto. Poi però il composto risultava un po' denso, tipo plasticoso. Ho preso il composto, poi queste clip non le vedete perché ero convinto di aver sbagliato, e quindi io ve le racconto così, ma spero di essere abbastanza chiaro. Poi nel blog, ripeto, c'è scritto tutto, e l'ho frullato nel bicchiere di un frullatore di immersione con un dito di panna, un goccino. Si è separato tutto, un casino, convinto di buttare via tutto. Ho pensato di fare una crema pasticcera che magari poteva legare il composto, una crema pasticcera però in realtà senza zucchero, perché è già abbastanza dolce, crema spalmabile al pistacchio e cioccolato bianco, sennò veramente diabete subito. Quindi ho qua segnato tutto: versate 2 tuorli e 30 g di amido di mais in una pentola, mescolate bene con una frusta, aggiungete 220 ml di latte, portate sul fuoco. Anche qua mettete un pizzico di sale, sempre per dare quel tocco di sapidità e dare più sapore insomma alla vostra ganache. Quando si addensa, lasciate raffreddare completamente, poi da fredda la versate nel bicchiere del frullatore in cui all'interno c'è questo schifo, questo pastroccio di cose separate, e vedrete che frullando si otterrà una crema perfetta come quella che insomma vi faccio vedere qua. Ovviamente poi quando le creme saranno fredde bisognerà farcire i nostri macaron con l'aiuto di una sac à poche. Farciteli bene, la farcitura deve pesare un terzo rispetto al macaron, quindi insomma ce ne deve essere dentro, anche perché quella che poi dà personalità al macaron. Io vi consiglio ovviamente di farcirli e di mangiarli praticamente subito, perché rimane una fragranza meravigliosa, ma se non riuscite a farlo potete anche farcirli prima, lasciarli in frigo per al massimo 5-6 ore e poi gustarli. Sono una bomba. Prova, qui è sempre Gigi Marzullo che parla, scusatemi, mi ero dimenticato di dire questa cosa importantissima: la salsa al caramello salato, montatela, perché avrete una consistenza spumosa, leggera e avvolgente che veramente vi farà impazzire. Basteranno pochi secondi con lo sbattitore. Io veramente, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per essere stati qua. Avete visto che alla fine saranno laboriosi dal punto di vista delle tecniche, di quanto è importante seguire la procedura, però alla fine per via di manualità non è che serve chissà che. Pasticcini comunque fattibili. Sarò stato lungo, prolisso, pesante, scrivetelo anche nei commenti, va bene, accetto la cosa, però io non riesco, cioè io se devo proporre qualcosa voglio intanto informarmi a bomba. Niente, io mi auguro veramente che questi macaron voi li facciate, soprattutto che vi vengano con questa ricetta qua. Se mi taggate poi anche su Instagram o su Facebook, io sono ancora più contento. E sappiate che su Instagram troverete, adesso devo riprendere insomma l'attività anche lì, faccio quelle ricette super veloci che in 5-3-8 poi sono pronte. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a far sì che questa pubblicazione la potessi fare, perché avevo quasi perso le speranze per questi macaroni. Invece siamo qua, come al solito, altri 2 video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, e se attivate la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E qua sotto invece vi lascio il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Vi saluto così, dando un bel morso, anche perché adesso che ci penso mi devo ancora lavare i denti, poi vado a dormire, giuro, a questo al mio gusto preferito, col caramello salato. Un abbraccione giganterrimo, vi voglio un gran bene e ci vediamo molto presto. Aspettate, sentite, aspetta. Mio.